Allora, ok, ci siamo. So che era una cosa. Adesso abbiamo un altro pezzetto, diciamo così, un po' tecnico. Non fate disabitudine. Perché siamo degli scienziati, ok? E quindi dobbiamo in qualche modo imparare, allenarci ad interpretare la realtà e i modelli attraverso degli esperimenti e mantenere, come dire, anche più modelli possibili per ogni cosa nella mente. Ok, ma comunque, allora abbiamo parlato di potenziale, quindi di procedere lungo il differenziamento, scelta di rimanere staminali o di differenziare, di acquisire un fenotipo differenziato. Abbiamo parlato di self-renewal, quindi di meccanismo attraverso cui io mantengo il mio potenziale, quindi un ruolo determinante c'è la nicchia, però poi alla fine è la divisione che fa la cellula staminale che definisce il fenotipo finale, quindi il mantenimento di qualcuno che continui a fare la staminale, la cellula staminale, ok? Ok, in realtà quindi adesso abbiamo ragionato di cosiddetto fate choice, cioè scelta del destino per una cellula staminale è dividersi in modo simmetrico per dare origine ad altre due cellule staminali, dividersi in modo simmetrico per dare origine a due cellule che differenziano e magari, se non sempre, non potrebbe anche non succedere, dividersi in modo asimmetrico per darne una e una. Ok, in realtà questo non è l'unico elemento che definisce il destino di una cellula staminale, cioè questo è un elemento che definisce il destino di una cellula staminale, però poi c'è un altro elemento fondamentale che bisogna regolare in una cellula staminale ed è l'equilibrio tra quiescenza e attivazione. In realtà anche questo è un altro elemento che forse potrebbe essere regolato diversamente. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, quindi la cellula staminale si dice dovrebbe essere in gran parte quiescente e attivarsi solo ogni tanto, alla bisogna. Non è detto che questo sia vero sempre. Però di sicuro si dividono meno delle cellule transit amplifying. Vabbè, insomma, per molti staminali è ben dimostrato che ci sono dei periodi di quiescenza più o meno lunghi. Ok? Ovviamente c'è un lineage a valle della cellula staminale che si espande, transit amplifying, progenitors, che si espandono un sacco, quindi per ogni divisione della staminale ci sono un sacco di cellule che vengono prodotte. È chiaro? La cellula staminale si divide, dà origine a dei transit amplifying, progenitori transienti, come era nel caso degli spermatociti 3 di prima, no? Quindi una singola cellula staminale si divide, dà origine a delle cellule che poi iniziano a dividersi a loro volta, i cosiddetti transit amplifying. Quindi che si dividono da 1, ne fanno 2, 4, 8, poi in modo esponenziale, come i conigli, ok? Quindi per una, a seconda di quante volte si dividono questi transit amplifying cells, per ogni divisione della staminale io produrrò un sacco di cellule. Non ve lo devo fare rivedere la piramide degli spermatociti? La piramide degli spermatociti, singola cellula staminale, amplificazione enorme, e poi alla fine per ogni divisione della staminale ci sono non so quante spermatozoi. Quindi in realtà le cellule staminali molto spesso hanno dei lunghi periodi di quiescenza e poi si svegliano. Però anche questo, diciamo così, è un elemento che noi vorremmo in qualche modo misurare. Ogni quanto si divide una cellula staminale, quanto spesso, anche questo è definito da meccanismi stocastici. Ok, in realtà non è una domanda semplice, e però il modello in cui io ho deciso, quindi un modello particolare
in cui io voglio farvi vedere questo passaggio da quiescente ad atti, è anche lui un modello molto particolare, un modello che tira. Il pelo, il nemico delle ragazze. Le ragazze non piacciono i peli, ma adesso vi farò cambiare idea, siete pronti? Adorerete i peli più che mai. Il pelo è bellissimo. Tira più un pelo. Il pelo è bellissimo e cercherò di spiegare. Il pelo è uno dei miei modelli preferiti. Caramente. Perché il pelo è un modello molto interessante? Perché in realtà è un modello di rigenerazione, è un modello di sviluppo, perché tu sviluppi una struttura magra. Ed è un modello però anche di rigenerazione, perché tu quest'organo lo cioè perché questo organo, tu, è brutto, sembra che c'è Dio, perché questo organo si rigenera continuamente durante la vita. Noi continuamente produciamo nuovi follicoli piliferi e nuovi bulbi piliferi. Ok, il pelo, diciamo così, ha un suo ciclo, la vita del pelo, il ciclo del pelo, appunto è un ciclo, e quindi si passa da una fase di crescita, di formazione del pelo, cosiddetta anagen, questo è proprio il momento dello sviluppo del pelo. Nell'anagen abbiamo una matrice germinativa alla base del pelo, da cui nascono continuamente cellule che procedono lungo il differenziamento e differenziano in cheratinociti. Di tutti i vari strati del pelo, lo studierete in anatomia comparata. Il pelo è bellissimo, ci sono un sacco di strati tutto intorno, anche al microscopio è bellissimo. Ok, quindi appunto c'è questa fase cosiddetta di anagen in cui il pelo cresce, viene formato, c'è cioè una matrice germinativa. E però appunto questa crescita del pelo non è perenne, non è continua, ma in genere a un certo punto si ferma e inizia la cosiddetta fase di catagen. Durante la fase di catagen la matrice germinativa si esaurisce, evidentemente non era staminale, non era per sé, ma era solo per un po' questa matrice germinativa, quindi qui evidentemente non ci sono cellule staminali, queste muoiono e appunto questa papilla dermica la vediamo risalire, il pelo rimane agganciato lì, ma a un certo punto cade, può cadere. Ecco che però in genere alla fine di ogni catagen, passando per una fase di telogen, ovvero una fase di quiescenza, possiamo entrare in un nuovo anagen. In cui la matrice germinativa si riforma e inizia a crescere un nuovo pelo. Ok? Ok, questo è proprio un meccanismo di sviluppo nell'adulto continuo. Quindi rigenerazione, degenerazione, rigenerazione, degenerazione. Se volete ricordarvelo, potete immaginare anche la storia della fenice. Avete presente la fenice? Questo è Harry Potter. Ok, la fenice brucia in questo fuoco, in questa fiammata enorme, rimane soltanto un mucchietto di cenere, quindi questo lo chiameremo catagen, scusate non l'ho scritto, eccolo, questo lo chiameremo catagen, quindi la matrice del pelo si distrugge, si esaurisce. Abbiamo una fase di quiescenza, il mucchietto di cenere che rimane lì, ma all'improvviso a un certo punto, proprio da quelle ceneri, vedremo, abbiamo una nuova fase di anagen che porterà di nuovo alla crescita di
di una struttura organizzata, bella, un bell'organo, un bel pelo, e poi avremo di nuovo il catagen. Ok? È un ciclo di rigenerazione continua. Ok, ma dove stanno? Quindi il pelo si rigenera e questa rigenerazione è continua. Quindi da qualche parte ci deve essere una cellula staminale. Quindi ci deve essere una cellula che mantiene il potenziale, o un gruppo di cellule che mantengono il potenziale di formare un nuovo pelo. Ma dove sono? Ogni quanto si dividono? Ok, questa non è una domanda semplice. Dove l'ho messa la cosa? Perdonatemi un attimo. Lo so che è stupido, ma sto pensando di fare un cambiamento, ok? Perché tanto non ce la faccio stavolta. Me la racconto, me la so. E quindi ci fermiamo un attimo solo sul lato tecnico, ok? Allora, io voglio sapere dove sono queste cellule staminali e ogni quanto si dividono. Quindi, adesso vi faccio la parte tecnica, poi venerdì vediamo come utilizziamo queste tecniche per capire come funziona il pelo. Allora, abbiamo bisogno di sistemi che ci permettano, di una tecnica che ci permetta di marcare le cellule in divisione, d'accordo? E questo è piuttosto semplice. Basta utilizzare appunto degli analoghi della timidina. Tipicamente si usano della timidina, però il concetto è di utilizzare molecole che vengano inserite nel DNA. Il DNA è estremamente stabile, dal punto di vista molecolare dura anni e anni. Da qualche parte voi avete ancora una catena di DNA di vostra madre e di vostro padre, ok? Sintetizzati addirittura da qualcun altro, chissà dove, in qualche cellula del vostro organismo. Ok, quindi molecola estremamente stabile, che cosa si può fare? Io utilizzo un analogo della timidina, un'iniezione, chi si sta dividendo in quel momento utilizzerà un po' della timidina normale e un po' della timidina che ho dato io. Ovviamente deve essere una timidina in qualche modo marcata. Anticamente si usa ancora. Comunque, inizialmente le prime metodi per marcare in questo modo erano quelli di utilizzare timidina triziata. Ok, e poi sviluppare con autoradiografia, quindi una timidina radioattiva che produce delle radiazioni che io posso sviluppare su una lastra. Più recentemente è stata introdotta la bromodesossuridina. È un analogo della timidina, lo vedete qua, al posto di questo gruppo metile c'ha un bromo, un atomo di bromo, è grande più o meno uguale, in realtà un po' di più, quindi non dà grossi problemi, il DNA si può usare lo stesso, ma io poi posso utilizzare degli anticorpi per riconoscerla in modo specifico. Ok? Quindi che cosa succede? Il DNA viene creato del nuovo DNA, quindi quel giorno in cui la cellula si è divisa, ho fatto sintesi di DNA. Quindi il nucleo di una cellula è diventato BRDU perché si è divisa quel giorno. E che cosa poi devo fare però io? A questo punto andare a vedere chi ha la BRDU. Aspetto 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 10 mesi, ok? E vado a vedere chi ha la BRDU. Io so, l'ho data il 3 aprile la BRDU all'animale, quindi io vado a vedere tutte le cellule, no, generalmente, non importa, vado a vedere le cellule nate quel giorno, d'accordo? La BRDU sta in circolo un paio d'ore, poi il topo se la piscia via, e però un po' gli rimane dentro, ma proprio dentro i nuclei delle cellule. Va bene?
Quindi io uso un anticorpo a questo punto per andare a vedere dove c'è questa BRDU. Chi ce l'ha? Per esempio, queste sono foto che ho fatto io nel mio dottorato, durante il dottorato, di un botto di tempo fa, io ho usato la BRDU un sacco per caratterizzare delle cellule neogenerate nel cervello. Guarda un po'. C'erano queste cellule che si erano marcate per la double cortina. La double cortina fa neuroni immaturi, quindi sono neuroni giovani durante la vita embrionale. Io li vedevo, dice: guarda, ci sono dei neuroni giovani. E come fai a dire che sono giovani? E dice: vabbè, vediamo quando sono nati. Ho dato la BRDU, ho aspettato 10 giorni e li ho visti marcati per la BRDU. Questo vuol dire che quella cellula era nata 10 giorni prima. È chiaro? Chiaro per tutti questo? Questo è 10 o 10-15, insomma. Poi ovviamente passa il tempo, questa è stata la storia del mio dottorato, io aspettavo sempre più a lungo per vedere dove andavano a finire i miei neuroni e la risposta è stata: muoiono tutti. È una storia triste, ma possiamo raccontarla lo stesso. Infatti io sto studiando da un po' questi neuroni che muoiono, ma questa è un'altra storia. Comunque, dopo un po' li perdo e so che li perdo perché muoiono. Chiaramente lo devo dimostrare, non basta questo. Ok, siete pronti? A questo punto voglio farvi un learning check per vedere se avete capito. Allora, indichiamo. Actively proliferating, slowly proliferating, post-mitotic. Allora, se io faccio a tempi brevi, quindi tipo aspetto solo 2-3 ore, do la BRDU, aspetto 2 ore, zac, faccio le fette e inizio a guardare dove sono i miei nuclei BRDU, chi ha preso la BRDU. Le cellule attivamente proliferanti, le marcherò? Le vedrò marcate? Ok. Cellule che si dividono molto raramente, una volta ogni morte di papa? No. Date una piccola iniezione, magari sono stato fortunato che ne ho presa una, ma che cos'è una cellula in un mare di cellule? Va bene. Se invece io aspetto, e ovviamente quelle che si dividono poco non lo vedo, ma non vedo neanche le postmitotiche, per definizione, sono postmitotiche, ok, non le vedo. Ok, ma se io invece aspetto molto più tempo, aspetto 3, 4, 5 settimane, e ipotizzo che alcune di queste cellule che si dividevano inizialmente progrediscano lungo le linee, cioè a un certo punto diventino postmitotiche e inizino a differenziare, allora le vedrò con la BRDU? Sì, okay. Mi aspetto di sì, ok, mi aspetto di vederle. Ecco, ma invece quelle che si stavano dividendo attivamente, cosa vi immaginate? Io le ho marcate con la BRDU, loro le hanno prese un po' e poi hanno continuato a dividersi. Le vedo ancora dopo 2 mesi, dopo 3 mesi, dopo 50, 100 divisioni, non so se arrivano così tanto, ma anche già dopo 6-7 divisioni. La cellula che aveva preso la BRDU, dai, chi vota per no mi alza la mano, non le vedo più. Chi vota per sì, le vedo ancora, alza la mano. Ah, allora c'è una alta percentuale di figli, di timidissimi. Comunque la risposta è giusta, no, non le vedo più. Tendenzialmente si diluiscono questi marcatori, non sono genetici, sono sul DNA, ma sulla struttura del DNA, non sull'informazione che porta. Quindi la BRDU non viene copiata alle cellule figlie, viene passata, ok? Sono come le figurine, dopo un po' si perdono, d'accordo? Ok. E questa è la grossa differenza rispetto alle marcature genetiche che invece vi ho fatto vedere prima. La mutazione genetica, quella viene copiata n volte in tutte le cellule figlie. Questa invece si diluisce. Quindi se continui a dividerti, io non ti becco più. In realtà per le slowly proliferating comunque abbiamo un problema. Questo check qua è solo per le postmitotiche. Ok, ovviamente. No! No! Io vi devo fare ancora una cosa! Però questo richiede altri 10 minuti. Possiamo sforare di 5? Avete fame? Dai, sforiamo di 5, così ho finito sta cosa. Tanto ve la ridico di nuovo la prossima volta. Però almeno la sapete già che questa è difficile.
Allora, attenzione, questo sistema funziona per marcare cellule che si dividono. Ok, però ci sono dei casi in cui invece io vorrei proprio andare a cercare le cellule che non si dividono. E la pelle o i peli è proprio uno di questi casi. Nella pelle, nei peli, tutte le cellule si dividono, tutto è, come dire così, labile. Il destino di ogni cellula è quello di essere esfoliato prima o poi, d'accordo? Mentre avere la possibilità di beccare qualcuno che non si divide o che si divide poco potrebbe essere vantaggioso nella mia caccia alle cellule staminali. Ok? Allora, questa tecnica è stata utilizzata nel pelo, ve lo faccio vedere adesso, è una scusa in realtà per raccontarvi un'altra tecnica, non è fondamentale, ma voglio raccontarvela lo stesso. Proprio su, utilizzando questa, questa tendenza di alcuni marcatori, anche nucleari, a diluirsi con le divisioni. E in questo caso il marcatore che viene utilizzato però è un marcatore genetico. Adesso ve lo spiego. Ovvero l'istone H2B fuso con la proteina GFP. Ok? Quindi è un istone verde, fluorescente. E io ho un transgenico per cui le cellule esprimono il gene di questo istone fluorescente. È chiaro? Quindi le cellule producono, l'ho modificato io, è una modifica, è un transgenico, io ho aggiunto in queste cellule il gene di un istone fluorescente. Adesso vedremo, lo scopo è marcare le cellule che non si dividono. Ok, allora, però il modo in cui io posso ottenere, come dire, modulare l'espressione di questo H2GFP, quindi l'istone è una proteina estremamente stabile, che dura mesi in una cellula, ovviamente nel DNA tutto impacchettato non è che si fa il turnover degli istoni, o molto poco, sono proteine stabili che devono rimanere lì. Ok? Nel DNA impacchettato, non posso ogni tanto toglierle e sostituirle, sono molto stabili per definizione. Allora, la tecnica che viene utilizzata però per modulare l'espressione di questo istone GFP, ok? Ovviamente l'idea qui è spegnerlo, quindi avere tutte le cellule che esprimono l'istone GFP e però a un certo punto spegnere quel gene, impedire che nuovo mRNA di quell'istone GFP venga prodotto. Quindi chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Ok? Quindi fare in modo che ci sia un tot di istone H2B GFP nelle cellule e che quello sia tutto quello che c'è. Non possiamo produrne di nuovo, ho spento il gene. Ok? Quindi chi si divide dovrà dividerselo con i suoi figli, ne abbiamo 10, ne do 5 a te, 5 a te, 5 a te, e poi ci dividiamo di nuovo, ne abbiamo solo più tu a te, tu a te, tu a te, e piano piano chi si è diviso, ovviamente, lentamente l'ha diluito fino a renderlo undetectable. Qualcuno è morto, qualcuno si è diviso un sacco, la quantità di istone GFP per cellula crolla, chi non si divide ovviamente lo tiene. Ok, figata, dai, mi sono convinto, voglio fare questa cosa. Faccio l'istone H2GFP e poi cerco di spegnerlo a un certo punto. Come faccio a spegnerlo? Potrei usare il CRAYER-T2, che vi ho già fatto vedere, ma quello ha un problema in realtà. Il CRAYER-T2 non ha mai una... diciamo, non riesco mai a ricombinare tutte le cellule. È molto faticoso ricombinare tutte le cellule. E quindi utilizzo un altro sistema. Il concetto è lo stesso, ma generalmente è più efficace, che è il sistema del TTOF. Che cos'è il TTOF? Vi spiego questo e poi andiamo a mangiare. Allora, il TTOF è un sistema in cui abbiamo due costrutti. Mm.
Allora, uno porta il reporter che mi interessa. In questo caso l'H2BGFP, scusate, qui c'è scritto l'HZ, in realtà il reporter è H2BGFP. Ok, quello è il reporter che ci interessa. Per attivare questo gene però, noi mettiamo a controllo, quindi, dell'attività di questo gene reporter una sequenza cosiddetta 3. La sequenza 3 è legata da un transattivatore. È una proteina che non c'è nelle nostre cellule, una proteina batterica, il transattivatore, adesso vedremo. È una proteina batterica il cui legame al DNA è regolato da un farmaco, da una tetraciclina. In questo caso si usa in genere la doxiciclina, che insomma è studiato, è un farmaco che si può dare abbastanza in modo ampio agli animali senza che ne soffrano. Ok, quindi sì. No, nel caso TETOF ci sono due versioni, c'è il TETON e il TETOF. Noi stiamo facendo il TETOF. Nel TETOF, quando leghi il farmaco, ti stacchi dal DNA. Ok, quindi io posso spegnere il mio gene semplicemente dando questo farmaco, la doxiciclina. Io do la doxiciclina, l'attivatore si toglie e il mio H2GFP, il mio reporter, non è più espresso. Molto comodo, ok? Io posso spegnere un gene, ovviamente in questo caso è un transgene, quindi un gene che ho inserito io. Fare questa cosa su un gene endogeno non è possibile. Ok, dopodiché però c'è anche un altro elemento a questo punto. Io devo decidere dove, quindi dare un po' di selettività a chi esprime e chi non esprime il mio gene. Quindi dove è espresso il transattivatore? Perché io posso regolare quindi l'espressione di questo reporter sia modulando il legame del transattivatore col mio farmaco, do il farmaco, non do il farmaco, ma anche decidendo chi esprime il transattivatore. Quindi utilizzando dei promotori tessuto-specifici. Per esempio, in questo caso, per il caso del pelo, viene usato il promotore della cheratina 5. Le cheratine, sapete cosa sono le cheratine? Sono dei filamenti intermedi che sono espressi solo nelle cellule epiteliali. Quindi, e questo promotore qui è già attivo anche nelle cellule staminali della linea delle cellule epiteliali. Vedete come le linee, tu sei una staminale, ma esprimi già un gene delle cheratine. Hai già una direzione. Comunque, utilizzando questo K5 promoter, quindi le sequenze regolative della cheratina 5, possiamo avere l'espressione del transattivatore solo nelle cellule epiteliali. È chiaro? Nelle cellule dell'epitelio, incluse quelle che danno origine al pelo. Quindi a questo punto io avrò un bel topo con tutta la pelle e i peli verdi. Wow, figata! Allora, potrei esporlo al MoMA oppure andare a studiare, oppure dare la doxiciclina, ok? E quando io do la doxiciclina, invece spengo il promotore verde e vedrò il verde, vedrò questi topi lentamente sbiadire. Ma non del tutto, ok? Attenzione, questo è l'esperimento. Mi dispiace, non ce l'ho la foto del topo, c'era solo il disegnino, ma magari prima o poi la cerco. Comunque, qui ci sono due topi. Questo è il topo con il transattivatore sotto il controllo della cheratina 5 promoter. È chiaro? Dai, ormai su questi costrutti vi voglio proprio... Ci siamo? Qui invece abbiamo il reporter H2BGFP sotto il controllo di 3. CMV è un promotore generico, in realtà in questo caso è mutato per non essere autonomo, d'accordo? Ha bisogno dell'aiuto della sequenza 3. Ok, se questi due topi sono bianchi, ne convenite?
li vedete? Sono bianchi anche sotto una luce verde. Mentre se io li metto insieme, se io li unisco, ecco che il transattivatore mi va a transattivare l'H2B GFP e la pelle del topo diventa verde. Wow, magia! Ok, ho unito un attivatore con... vuol dire solo che il mio costrutto funziona, figata. Però a questo punto cosa faccio? Do la doxiciclina. Qui vedete una sezione solo, vedete tutta la pelle, tutte le cellule sono verdi. Do la doxiciclina e adesso questo lo vedremo la prossima volta. In realtà tutta la pelle si sbianca, ma rimangono alcune sacche, piccole sacchette verdi. E vedremo che in questi piccoli foci di cellule verdi, lì ci sono le cellule staminali del pelo. Che però vi racconto la prossima volta.